Con noi abbiamo oggi la regina dei tartufi, Sonia. Diciamo solo il nome perché che funghi meglio. E tartufi sono la tua passione, ma sei anche molto esperta, no? Tanto che hai il tuo Sapori, la stazione dei sapori alle Ville di Monterchi, dove lì ti possono trovare, no? Sì, sicuramente. Allora, funghi, guardate, si allarga, ne abbiamo tanti e poi li decodifichiamo uno per uno, però i tartufi no, non ne hai portati. No, purtroppo no. Purtroppo no, perché non ci sono, e quindi io puntualizzo molto il fatto che quando non ci sono, non ci sono, quindi sono locali. Io lo dico, sì. È una serietà, perché a volte si trova, lei potrebbe avere il tartufo, volendo si può chiamare qualcuno di da fuori. Fuori. Da fuori ce li facciamo portare. Certo. Però, voglio dire, tu le Ville Monterchi, è una zona vocata tartufo, e quindi... Che si sente da lontano l'odore. Brava. E quindi i tuoi tartufai non dicono no? No, non ci sono, quindi... quando non ci sono non si inventano. E quindi preferisce dire guardate, aspettate qualche settimana che arriveranno. Vi chiamo io quando ci sono e dopo. Però sono quelli. Questi funghi, voglio dire, guarda, a me fa effetto tantissimo questo arancione, guardate che bellissimo colore, lo posso prendere? Certo. Non vorrei rovinarlo. No. Guardate che bello, questo come si chiama? Noi lo chiamiamo ovulo. Che ovulo. Ha tutte queste bellissime lamelle. Sì, questo è buonissimo. Chiuso in genere lo usiamo a crudo, quindi condito. Da mettere sulla pasta? No, a insalatina. A insalatina, sì. Questo. Esatto, o anche sì, questo. Sì, praticamente si fa fino, lo condiamo con l'olio, il sale, il pepe e limone. Sì. E io li chiamo le crudite come il pesce, no? Che sono amante sì, anche ma di quello. Sì, anche le crudite, anche le verdure si chiamano crudite. Sì, il sì, sì, certo, fare, certo. Per fare la linea? Si chiamano le crudite. No, si chiamano le crudite. Se certo. Tu vai al ristorante stellato non dicono mai pinsimonio, dicono le crudite, quindi anche le crudite di fungo sono ben accette. E quindi questo a crudo, questo cotto alla griglia, insomma, questo io lo chiamo il tartufo. Ma tu vedi nel senso l'interesse, perché diciamo che il porcino è il fungo per antonomasia, no? Sì, sì. Però insomma poi ne esistono tanti altri che sono forse anche più buoni del porcino oppure no? Dopo va un po' a gusto, a me per dire piace tanto anche il prugnolo che non è la stagione, l'ovulo, quello a crudo per me è il piatto del re, io lo chiamo il piatto del re. Mm-hmm. E il porcino, chi non conosce il porcino, chi non mangia il porcino, pochissimi, e va perché è quello che anche nel mio negozio è quello che attira. Quando c'è quello, lavoro. Però insomma ti sei dedicata anche ad altro, perché sì, nel senso, certo, qui vediamo certo. Un bel piatto, un bel tagliere di formaggi. Certo. Presumo del territorio. Sì, sono più o meno tutti locali, tutti più o meno locali. Con le marmellatine, sì. Perché mi sa che non arrivano qua, con tutte le marmellatine che sì, possiamo che abbino, esatto. Perché esatto. Tu non ti sei fermata solo a vendere questi prodotti, no. Ma hai creato una stazione. Da poco, prima la stazione era questa. Sì. Invece ora proprio funghi funghi e tartufi. Tartufi. Invece da poco, quindi da dicembre, mi sono spostata in un'altra location dove passava la stazione, quindi c'era proprio la stazione per meno esperti, perché c'è quella stazione che praticamente arrivava, faceva la zona del Torrino, esatto. Che si vede ancora la ferrovia con le gallerie, e praticamente lì c'era a Villa Monterchi, alle ville, c'era la stazione, non a caso si chiama la stazione dei sapori, perché così si fermano. C'era la stazione. Quindi... la stazione, infatti ho chiamato stazione prima di tutto perché doveva essere una fermata, tra virgolette obbligatoria. Certo. E poi perché passava appunto la stazione, quindi mi sembrava carino anche mettere in evidenza questa cosa. E spostandomi ho cercato di prendere più cose del territorio, non solo i funghi tartufi, perché formaggi. Sono esatto, i formaggi, i salumi, dopo gli accessori, perché io li chiamo accessori, certo, sulla polenta, sì, l'onta, che anche sì, questa è quella, anche quella locale. Poi noi a Monterchi abbiamo la festa, quindi dovevo portarla oggi. Tu praticamente hai preso tutti quegli ingredienti che si possono anche trasportare. Esatto. Perché vincente è quello che io come turista, ma anche come persona del territorio che passo, mi prendo un qualche cosa e me lo porto via, perché il formaggio si può portare via, certo. La polenta si porta via, certo. Il salume si porta via.
però la si può anche degustare al momento in un bel tagliere. Brava, come questo. Eh? Bravissima. Torto proprio fra venduto bene. Eh? Brava. E quindi è il modo anche per assaggiare in quel momento. Sì, sì. Poi c'hai, che pane c'hai? Cotto a legna. Di dove? Di lì? No, no, non è locale, cioè non è locale. No, pensavo... è locale. No, non è, lo dico? Di Sansepolcro, vabbè. No, della... no, un pochino più lontano, vabbè, però vabbè, sono allora... quelle pagnottone da 2 kg fatte proprio sul forno a legna, quindi che ne mangi, io infatti lo do con l'olio, pan con l'olio, perché appena arriva, è saporitissimo. Quando arriva... Ma non è importante dove arriva, però hai fatto una selezione di un pane. Brava. Che sia... adatto, brava, ai tuoi prodotti, perché brava. Cioè, esiste pane e pane, noi brava. Chiamiamo pane, ma esistono i pani, non a caso ne esistono più di 300 in tutta Italia, figurati da campanile a campanile, ma infatti, quindi hai selezionato anche un pane particolare, esatto, bello grosso. Esatto, infatti oltre che sembra una sciocchezza, però anche il pane con l'olio penso che sia la cosa più... Ma stai scherzando, sono state le mie sì, merende che inviterei, infatti. Però diciamo... E anche quello... è importante, però pane buono con il companatico, perché sì, questa parola che è stata coniata insomma ormai da tanto tempo, però quando dici mangi un pezzo di pane con un po' di companatico, sì, è che vero, può essere un formaggio. Formaggio, dov'è là il salume qui? Non ho portato quelli, vabbè, mi ci voleva troppa roba. E allora, però li trovate, salumi di tutti i generi? Sì, sì, salame, sì, prosciutto, sì, sì, la mortadella adesso c'è la soprossata, e la porchetta tutti i giorni, tanta. Quindi maiale a gogo. A gogo. Lì la dieta, no, lì dentro fa, no. Ti spiego, non sono cose che noi mangiamo tutti i giorni. Sì, vero. Ma passando dalla stazione ci si può fermare e fare una merenda, la domenica. Vero. Ma si può anche portare a casa per la settimana, non sì, è importante, sono cose buone, è quella la cosa sì, importante. Ma poi oltretutto adesso facendo la somministrazione la gente all'ora di pranzo si ferma a mangiare, quindi esempio un giorno posso avere la trippa, un'altra volta posso avere la ribollita, quindi le fai tu? A pranzo. Le cucini sì, tu? E quindi dai, sono pochi piatti. Si è diversificato, no? Sì, il modo di fare, sì, di somministrare sì, cibo, che sì, è brutto dire, però si dice così. Sì. Però ecco, tu vai, parti dal tartufo al fungo e poi giustamente ti sei spostata per avere il tuo, sì, la tua identità. Allora, qua dice questi belli secchi, io ci vedo un bel risotto qui. Che si fanno ritornare, come si dice noi, a tornare nell'acqua e poi sì. Allora, carissima Sonia, lei canta anche, per qualcuno è un volto nuovo, perché tu sei anche una cantante quasi professionista. Ma no, da tanti anni per hobby, però è diventata una passione forte. Ecco, quindi forte, mentre, quindi, capite? Fatti saluto a tutti. Io vi do un'indicazione, se passate da Ville Monterchi e vi fermate alla stazione dei sapori, oltre che comprare le cose, degustare, ora mi serve una piccola canzone, un piccolo accenno, lei è brava con Mina, la mia cantante preferita. Allora io ringrazio Sonia, la potete trovare a Ville Monterchi, alla stazione dei sapori, con tutto questo ben desiderio. Grazie.